quest'oggi qui con Mister Viassi. Mister, quest'oggi 1-1 con il Pinerolo, chiedo poche partite state, sei soddisfatto di questo punto? Ci sono state tantissime occasioni, Pinerolo che alla fine ha avuto poi tre occasioni in tutto per la partita, si aspettava qualcosa in più dal risultato in base alla prestazione che ha fatto quest'oggi Fossano? Ma al di là di cosa potevo aspettarmi, penso che oggi il Fossano, per quanto ha fatto e ha creato, penso che se avesse vinto non c'era da gridare allo scandalo, via, perché due pali, occasione nastro, qualche parata, quindi qualche errore nostro. Penso che Pinerolo ha fatto al primo tiro in porta, ha fatto gol, poi il calcio insegna che conta quello, non conta tutto il resto, però è una buona prestazione dove, diciamo così, siamo riusciti a creare tantissime azioni da gol, cosa che fino a ieri tante così non le avevamo mai create. Due pali a portiere battuto, qualche errore, nel finale due occasioni ancora sull'1-1, una di De Sosa di testa da 3 metri, l'altra di Alfiero, quindi sono soddisfatto della prestazione, anche se ovvio l'inserimento dei due giocatori all'ultimo, cioè, secondo me fra una settimana sarà ancora meglio. Però abbiamo fatto, penso, noi la partita, loro hanno giocato, diciamo così, qualche ripartenza, sono una buona squadra, non è una squadra, diciamo, la classica neopromossa che pensa a non giocare. Oggi ho visto un Pinerolo di Rignanese un po' diverso rispetto alle idee che ha di solito, diciamo, ha giocato sto 4-2-3-1 così, in una certa maniera, ma penso che per quanto visto, avessimo vinto 2-1, penso che non c'era nessuno che si stupiva per quello che abbiamo creato. Tra l'altro parlavi dell'inserimento di Alvitrez e Alfiero, ti chiedo un po' un giudizio sulla prestazione di Alvitrez, in mezzo al campo ha dato spettacolo, è riuscito a creare tante occasioni. Ha dato che sbaglia poco, gioca corto, gioca lungo e anche da un punto di vista non solo tecnico ma anche da un punto di vista caratteriale, uomo d'ordine e tutto, ha grandissima qualità, ma non è che non lo scopro io Alvitrez, quindi così, poi tutte le punizioni, il calci d'angolo, in mezzo al campo mette ordine, pulisce, gioca bene, cioè fa di tutto, quindi giocatore che ci mancava ovviamente, perché poi quando si paragona a dei giovani è normale che non sono come la Vitre. Se il 2002-2001 fosse come la Vitre non giocherebbe nel Fossano, penso. Cosa manca adesso al Fossano per poter portare? Qualcosa ci manca un po' di culo. Usate il termine, ma proprio penso che è lampante, dai, cioè non fattore C. Un periodo così, un periodo, oggi ripeto, la partita fatta, le prime due occasioni da gol che abbiamo avuto, il palo così, va giù un traversone lungo, stop, cioè un gran gol, ma penso che gol così, cioè tutte le volte che tira Galasso non penso che fa gol così, cioè perché sennò è un ottimo giocatore, ma ha fatto un gran gol, cioè il classico gol della domenica, via. Quindi arriverà ancora qualcuno mister nei prossimi giorni? Sì, perché la società va bene, non siamo una squadra materasso, perché non solo da oggi ma anche da altre prestazioni, quelle di Sanremo e altre così, questa squadra ha sbagliato, ha raccolto pochissimi punti, ma come prestazioni anche prima poche erano dovute a, diciamo, che siamo proprio più scarsi degli altri. La classifica dice così, che siamo più scarsi degli altri, però penso che ci mancano dei punti che non li recupereremo, cioè non ce li daranno più, dobbiamo essere bravi ad andarceli a prendere e quindi è quello così. Spero che certe cose anche a livello calcistico, di situazioni burocratiche, cose altre, tipo il Casale, che si trovi una soluzione, perché io sono andato la quinta giornata a giocare a Casale e i cambi di quella domenica sono stati Sparacello e non vi dico altri, dico giocatori che non c'entrano niente in questa categoria. Oggi ha giocato con una squadra di ragazzini le ultime due partite al Pinerolo e al Chisola dell'andata, quindi traete voi le conclusioni se è una cosa normale che io devo giocare la quinta giornata
e loro lottavano per vincere il campionato con una grande squadra che ha perso 1-0, e invece Chisola e Pinerolo, che lotteranno con noi, troveranno la squadra di ragazzi, quindi penso che questo purtroppo non è accettabile, per ovvio, perché mi devo salvare, non è accettabile. Quelle che sono a metà classifica non gliene frega niente, ovviamente, però anche una squadra che deve giocare per vincere, come oggi, non so se Sesto Levante sia contento che oggi ha giocato col Casale con tutti i ragazzini e ha vinto non so quanto, 3-0 o quanto erano, quindi con tutti i bambini in campo. Quello dimostra che giocare, fare dei risultati con dei ragazzini è difficile, quindi anche il Casale, come il Fossano, quando deve giocare con i ragazzini con la Sanremese, becca tre pere, purtroppo, come noi, ma noi poi ce la siamo giocata un po' di più perché siamo abituati. Quindi dico così, cioè, è una cosa, sono cose da risolvere, da farsi sentire, perché non, penso che non sia una cosa logica che Pinerolo e Chisola giocano nelle ultime partite contro due ragazzini, contro una squadra di ragazzini, mentre le altre che sono lì hanno giocato contro una squadra vera. Mister, ultima cosa, veloce, chiedo condizioni su De Sousa, è entrato in questo secondo tempo adesso, praticamente spaccare la partita. Ma De Sousa non è che sono io che non lo, cioè che sì, esatto, che devo. E non lo faccio. De Sousa, se sta bene, è un giocatore che ci darà molto. Infatti quando poi mi ha dato un 5 sul gol mi ha detto sto tornando. Sì, però siamo a dicembre, ti abbiamo preso d'agosto, quindi non per colpa sua, ma tanti infortuni, tante situazioni difficili. E quindi così, spero che sia un altro valore aggiunto, come sono i due acquisti, come sono stati i due acquisti e come saranno gli altri che arriveranno. Grazie mister. Prego. Grazie.